Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Un saluto caloroso a tutti. Vogliamo cogliere questo momento per ricordare che anche quest'anno, il 31 maggio, alle ore 19, si incontreranno le tre comunità parrocchiali per concludere il mese mariano. È un appuntamento al quale l'associazione Icheo ormai ha abituato la comunità palagenese. Risale al 2011, quando l'associazione e si è fatta carico della risistemazione del monumento della Madonnina, che è un punto importante del nostro paese. Questo momento ha continuato ad andare avanti fino appunto a diventare il momento di incontro delle tre comunità parrocchiali e di tutta la comunità palagenese. In questi anni, questa particolare ricorrenza posta alla fine del mese di maggio come fine del mese mariano viene vissuto come un momento in cui le parrocchie di Palagiano si sentono unica comunità orante a venerazione dalla nostra Mamma in Cielo, la Santa Madre di Dio. Ci predisponiamo quindi a vivere questa esperienza comunitaria con un rinnovato spirito, offrendo al Signore, per intercessione di Maria Santissima Immacolata, ogni nostra intenzione ed ogni nostra preghiera per le persone a noi care e per quanti vivono storie di sofferenza e di malattia. Mettiamoci in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi, siamo qui riuniti questa sera, festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, a conclusione del mese mariano, per vivere questa Eucaristia tutti quanti insieme. Lo facciamo, ecco, con spirito di gratitudine, perché il Signore ci ha dato Maria come compagna di viaggio, come madre nostra, come madre della Chiesa. E nello stesso tempo, ecco, vogliamo chiedere al Signore tutto quello che è nel nostro cuore, tutti di accompagnarci nei diversi desideri di bene, nelle diverse gioie, nelle diverse speranze che animano la nostra vita. Dei cieli, pace in terra, il
preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, tu hai ispirato alla Beata Vergine Maria, che portava in grembo il tuo figlio, di visitare Santa Elisabetta. Concedi a noi di essere docili all'azione dello Spirito, per magnificare sempre con Maria il tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Sei tu, o Vergine Maria, che hai creduto. In te si è adempiuta la parola del Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta si colloca quasi al termine di un tempo di attesa, e l'attesa è quella di Elisabetta stessa. Però possiamo dire che si colloca anche tra altre due feste. L'una è l'Annunciazione del Signore, che facciamo il 25 marzo. L'altra è la Natività di San Giovanni, che sarebbe il 24 giugno. Quindi, se facciamo bene i conti, si è voluta collocare, inserire questa festa della Visitazione della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta
quasi al termine di un tempo di attesa che è proprio della cugina Elisabetta, che è proprio di Elisabetta, perché cui di lì a poco, potremmo dire, avrebbe dato alla luce Giovanni il Battista. E Maria, ci dice il Vangelo, rimase con Elisabetta per circa 3 mesi. Quindi diede alla luce Giovanni e poi Maria si rese disponibile per le diverse esigenze che sia Elisabetta che sia il piccolo Giovanni potevano avere. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Ti magnifichi, o Dio, la tua Chiesa, perché hai fatto grandi cose per i tuoi fedeli, e con gioia riconosca sempre vivo in questo sacramento colui che fece sussultare San Giovanni nel grembo della madre, per Cristo nostro Signore. Amen. Giunti al termine di questa celebrazione, prima della benedizione, prima di avviarci in questo questa breve fiaccolata mariana, vogliamo pregare con la preghiera che ci propone il gruppo Echeo. Vi è stato dato un foglietto e vogliamo farlo insieme, rivolgendoci a Maria, che qui viene invocata come Vergine del Silenzio, Donna premurosa, Madre dolorosa. Aiutaci a custodire l'attitudine all'ascolto, grembo nel quale la parola diventa feconda e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio. Maria, donna premurosa, destaci dall'indifferenza che ci rende stranieri a noi stessi. Donaci la passione che ci educa a cogliere il mistero dell'altro e ci pone a servizio della sua crescita. Liberaci dall'attivismo sterile, perché il nostro agire scaturisca da Cristo, unico Maestro. Maria, Madre dolorosa, che dopo aver conosciuto l'infinita umiltà di Dio nel bambino di Betlemme, hai provato il dolore straziante di stringerne tra le braccia il corpo martoriato. Insegnaci a non disertare i luoghi del dolore. Rendici capaci di attendere con speranza quell'aurora pasquale che asciuga le lacrime di chi è nella prova. Maria, amante della vita, preserva le nuove generazioni dalla tristezza e dal disimpegno. Rendile per tutti noi sentinelle di quella vita che inizia il giorno in cui ci si apre, ci si fida e ci si dona. Amen. Prepariamo a vivere questa fiaccolata mariana. Tra poco vi verranno distribuite anche le candele. Il tragitto è abbastanza semplice: faremo via De Gasperi, poi gireremo per Corso N e ritorneremo da Via Verri per concludere sul piazzale della chiesa. Poi al termine di questa fiaccolata ci sarà la benedizione alle mamme in attesa. Non vi sta qualcuna in assemblea, quindi vogliamo affidare queste nostre mamme alla protezione della Vergine. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Penso a te. Maria, Maria.
Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Sei benedetta tra le donne e il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, aiuto dei cristiani. A Maria affidiamo la Chiesa perché sia capace sempre di portare Cristo tra gli uomini. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Mira il tuo popolo, come la Signora che viene di giubilo oggi ti onora, che viene di giubilo oggi ti onora. Se sbaglio, come disse Giovanni Paolo, tutte le madri sono sempre in attesa, o no? E allora, tutte le madri siete in attesa, quelle che stanno sulla terra e le nostre madri che stanno in cielo, stanno in attesa dei figli. Auguri a tutte le mamme. Le facciamo un applauso. Allora, le mamme in attesa del prossimo parto possono venire davanti, anche con i loro bambini. Signore Dio, creatore del genere umano, tu hai voluto che il tuo figlio nascesse dalla Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, per riscattarci dalle conseguenze dell'antico peccato e donarci la libertà dei tuoi figli. Volgi il tuo sguardo benigno su queste mamme che ti supplicano per i loro figli e per un parto felice. Esaudisci la comune attesa perché la creatura che portano nel grembo, rigenerata nel battesimo e aggregata al tuo popolo, ti serva fedelmente e viva sempre nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E grazie a tutti e ad ognuno per questa partecipazione e un augurio, anche se non lo voleva, a Don Salvatore per il suo compleanno.
serata e ci ritroviamo domenica 2 giugno per la festa del Corpus Domini. La sera della domenica c'è l'unica celebrazione alle 19 nella chiesa di San Nicolò.